La macchinazione. Sogno e sondesto. Al centro della macchinazione c'è Massimo Ranieri, dagli studi Rai di Via Teulada alla notte tropicale di Ostia. Suonava blu gardinia, un'orchestrina jazz, l'acqua ribolliva lentamente. Rose Rosse per te ha comprato la loggia P2, perché tra quelle baracche, o poeta licantropo, ti portasti nel fango dell'idroscalo un intero secolo. E quando la macchina ti passa e ripassa sopra, sembri il Cristo di Mel Gibson. D'amore non si muore, e non mi so spiegare, perché muoio per te. Il film che più di altri film si spinge a svelare un complotto terrificante, tanto lineare da apparire a larghi tratti spy story incompatibile. In questa prima fase Pasolini viene violentemente percosso al capo. La prova, inconfutabile, di ciò è data dall'abbondante impregnazione di sangue della camicia. Ranieri opera bene, misurato alla Servillo, molto meno gli altri, a partire da De Rienzo, troppo giocondi per il macello a collo alto degli anni di piombo.